Francesco De Molfetta qui alla Galleria Nicola Pedana Arte Contemporanea a Caserta, una mostra particolare. Innanzitutto partiamo dal titolo, Francesco, perché Demology? Demology perché è la mia parola è il mio mondo, questo è un piccolo assaggio del mio mondo, il mio logos, la mia parola, sì, la parola di Demo. Un artista burattinaio, così ti piace essere definito, perché? Un artista giocattolaio, io direi. Io cito sempre questa frase, quando ero bambino i miei genitori, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo sempre, io voglio vendere i giocattoli. In effetti è un po' quello che faccio, no? Senti Francesco, perché Caserta, perché Nicola Pedana? Perché ho sentito il giusto entusiasmo. Nicola è un ragazzo giovane, più giovane di me, e ho sentito la sua passione e il suo comprendere realmente il mio lavoro, per cui mi sono convinto. E poi non ho mai fatto una mostra qui in campagna, per cui mi piace questa idea di iniziare. Senti, dopo Caserta? Dopo Caserta, in concomitanza, sto facendo una fiera a Istanbul e poi l'Arte Fiera di Bologna, poi farò a dicembre una grande mostra pubblica alla Bocconi di Milano, una fondazione, e avrò un'opera lì. E chissà, poi magari tra qualche anno di nuovo Caserta? Sì, me lo auguro, si sta talmente bene qui, insomma. E siamo con il gallerista Nicola Pedana, dunque un grande successo, possiamo dire Nicola che anche questa volta hai fatto colpo? Anche questa volta abbiamo fatto bingo. Diciamo che sostanzialmente, non voglio peccare di presunzione, però c'è un grosso lavoro per organizzare e per far sì che queste mostre siano un grosso successo. Ah, perché De Molfetta? Perché reputo che Francesco De Molfetta sia uno dei giovani artisti italiani più importanti e più validi anche a livelli internazionali. Senti Nicola, un artista giocattolaio? Sì, un artista giocattolaio, così come lui si definisce, perché queste opere sono come giocattoli, sono uno strumento per generare emozioni. Senti, un'anticipazione ce la dai? C'è già qualcos'altro in mente? Sì, e come tutte le mostre alterniamo sempre un grande artista della storia dell'arte con un giovane artista. La prossima sarà una mostra importantissima di un gigante della storia dell'arte. Nicola, però io approfitto anche di questo momento per una chicca che penso forse di essere l'unica a saperlo. Dove andrà la Galleria Nicola Pedana Arte Contemporanea da qui a breve? E da qui a breve sono molto contento, sono lusingato e soprattutto felicissimo. Sono stato accettato da Arte Fiera Bologna. Allora, staremo a vedere e naturalmente ti seguiremo. Sì, e ci tenevo a dire che sarò presente con uno stand personale di Dino Stefanoni, che appunto abbiamo dedicato a lui una bellissima mostra, Magica Concettualità, lo scorso maggio.